Ci siamo amici, finalmente, dopo una vita che conosco questo posto, sono riuscito a venirci e oggi esploreremo una delle discoteche abbandonate più famose d'Italia. Sei emozionato, Beppe? Oggi sei in uno dei luoghi più conosciuti nel panorama urbex Sai che italiano. non lo Lo sapevo so, lo so. finché non l'hai detto tu. Che c'è, amici? Sì, lo so bene. È un posto molto bello, quindi preparati psicologicamente a vederlo. Che posto? Purtroppo, come potete vedere, amici, noi non siamo assolutamente le prime persone che vengono in questo magnifico posto. Molte delle persone che sono venute prima di noi, infatti, sono venute praticamente per rubare, distruggere, spaccare tutto quello che era rimasto in questo magnifico posto. È veramente un peccato. Ma noi, come sempre, come per ogni posto, cercheremo di portarvelo al massimo del suo splendore. Quindi non vedo l'ora, sono davvero tanto, tanto emozionato di essere qui. Tutti questi divanetti rossi, tra l'altro, amici, sono quelli che ho visto in altre foto che dovevano essere posizionati al piano di sopra, dove effettivamente c'è la discoteca. Mi dispiace un sacco vederli qui. Spero non siano ovviamente tutti che non li abbiano distrutti e poi abbandonati qui sotto. È un posto molto apocalittico, Beppe, giusto? Ma ho visto che si sono divertiti parecchio qua. Sì. Poi è un posto abbastanza isolato, quindi Sì, ci vuole un sono. attimo. Qua, amici, tra l'altro, avremmo già la possibilità di salire, ma prima vorremmo fare tutto un giro esterno e poi mostrarvi gli interni. La cosa veramente incredibile è che è pieno di targhe che ricordano momenti molto importanti di questo posto, come ad esempio questa. Anche questa qua, amici, tra l'altro, le date vanno dal 1956 al 1960. E anche questa qua, amici, che ovviamente vedrete sfocata, 61 e 62. Ovviamente dice anche dove siamo, ma evitiamo di dirlo. Miki, che dici? Proseguiamo andando di là? Tu Mamma mia, sì. hai già visto, vero? Il nostro Miki si è già fatto un piccolo spoiler perché è come Marco, è praticamente incontrollabile. Sì, no, vabbè, ma qua ne vale la pena. Ok, qua amici praticamente si sblocca tutto un altro pezzo dell'area, quella che abbiamo visto fino adesso sembrava tipo una sorta di retro, di magazzino. Vediamo qua che cosa c'è, ma è una piscina gigantesca questa. No, non è una piscina, raga. Cos'è? È una fontana? No, ma è enorme, eh. No! Ma che roba! Ma com'è possibile? Cioè, ma che imponenza. Madonna! Cioè, dal vivo, amici, è un qualcosa di davvero assurdo. Adesso veramente ci sfondiamo di riprese. Non vedo anche l'ora poi di farla dopo col drone questa. Questa si va fatta bene col drone. Non te l'aspettavi questa, Beppe, vero? Giuro che no. È un Cioè, posto abbiamo visto assurdo. comunque quella parte lì dalla strada, ma questo non me lo immaginavo No, proprio. perché questo è nascosto, quindi nessuno lo vede finché Cioè, non ma poi entra saranno dentro. tipo, non so, 8 metri, non Sì, è una lo roba gigantesca, sembra tipo la fontana di Trevi. so. Sì, lo volevo dire, ma non vorrei offendere nessuno. Allora, proviamo ad entrare, vediamo. Ok, c'è un po' di. Sembra c'è un po' di acquetta, ma non penso minimamente che sia l'acqua della fontana. Tra l'altro, amici, non ce ne si rende conto finché non si entra. È veramente spessa, cioè riempire questa fontana per una discoteca, quindi per una proprietà, cioè era veramente un costo. Doveva veramente venirci così tanta gente che ne valeva la pena accenderla e ne valeva così tanto la pena anche flexare questa roba qua. Cioè, io ne ho viste tante di discoteche su a Milano, vi giuro, così belle e imponenti, no. Troppo, troppo bello. Cioè, vi mostro proprio, amici, cioè qua c'era letteralmente un percorso, state molto attenti perché qui c'è addirittura una grata che potrebbe sfondarsi. Ma guardate che roba, cioè è veramente larga, cioè staremo parlando di almeno 3 metri di larghezza. Adesso, amici, il buon Beppe mi sta facendo una ripresa proprio per farvi capire questa fontana effettivamente quanto è grande rispetto a una persona normale. Penso che sia tranquillamente sui 4, forse anche 5 metri di altezza. La cosa veramente incredibile è che la fontana non si limita solo a questo muro principale, ma là sopra c'è tutta un'altra parte con altrettante decorazioni, tipo quei cervi lì in fondo che stava notando Miki adesso.
Boh, raga, veramente magnifica. Ma adesso non ci fermiamo qui perché continuiamo a vedere tutti gli esterni di questo magico posto. Ok, qua invece, amici, c'è tutta una struttura strana, probabilmente apparteneva sempre alla discoteca. Cos'è questo, Beppe? Ma è una grotta. Una grotta? Entriamo dentro la grotta? Io voglio... E tra l'altro il muro, guarda che è venuto giù il soffitto. Mamma mia, sì. Non so quanto. Ma sono pietre vere o sono pietre finte? Perché cioè, mi sembra proprio strano che esista una roba del genere. No, allora qui. Sicuramente è fatto con pietre e cemento. Ok. Porca troia. Sta attento, Beppe. Pieno di spine, amici, purtroppo qua. E si incastrano ovviamente i vestiti. In tutto questo il nostro Mickey sta cercando di salire sui cervi. Stai veramente attento, Mickey, mi raccomando. Niente, ragazzi, il nostro Mickey pazzo ha deciso di salire lì di fianco alla statua. Ovviamente non replicatelo. Ma tornando a Beppe, ora, amici, proviamo a sto punto ad entrare qui dentro, in questa grotta. Com'è, tra l'altro, Beppe? Ti sembra fattibile? Ho sentito dei suoni, non so se sono dovuti a lui sopra. Allora, io accendo la luce, così. Sento dei suoni. Stai attento, non vorrei che ci fosse tipo un animale. Senti qualcosa? Nel caso saremmo in due animali. Allora, proviamo ad entrare stando molto attenti a questi rami spinosi. Aia. Ok. Mamma mia, raga, non avete idea di quanto è difficile. Ok. Allora, Matt. Ehi. Non c'è niente di particolare. Ok, ma che roba che è comunque entrare qui. Madonna, ma questo era un cancello che è stato aperto, guardate. E Lucchetto sembra anche avere veramente un secolo. Ok. Wow, totalmente inaspettato, che c'è? Si va tipo tutto intorno alla fontana ma da sotto. Ma veramente? No, ma che roba. Allora, ma reggono questi legni? Ma sembrerebbe di sì. Ok. Non è facile esplorare questo punto di questa struttura. Ma guardate, amici. Cioè, veramente assurdo. Cioè, no. Qua finisce. È veramente un'avventura. Sì, questo praticamente era tutto il sistema che stava dietro l'enorme fontana. Niente, ma ti rendi conto che roba? Ho sentito dei rumori, pensavo ci fosse un animale. Magari è stato qualche rimbombo. Può essere, perché comunque le finestre qua sono aperte. Certo. Quindi magari arrivava qualcosa da fuori. Assolutamente. La cosa bella dell'urbex, amici, è proprio questa. Scusate ovviamente se non guardo in camera, ma cerco di vedere dove metto i piedi. È proprio il fatto che entri in un posto e finisci catapultato senza che nemmeno... puoi pensarci minimamente in questi luoghi assurdi che magari nella vita non vedresti mai se non ti addentri qui dentro. Pazzesco davvero, sono super contento. Curiosità. Esatto. Ora troviamo il buon Mickey che non sapeva che entravamo qui dentro. Allora, vediamo se c'è Mickey da qualche parte. Mickey? Eccoci. Ok. Guarda là dentro, vedo... c'è tipo una piscina azzurra? Ah sì? Sì, è la piscina! Che roba, raga, c'è anche la piscina qui dentro! Sì, l'ho vista dall'alto, andiamo! Dove? Andiamo a vederla. Qua poi, raga, si sale per andare alla struttura, non ho capito. Sì, in realtà si riesce a salire... Si riesce a salire anche da lì. Pirla, mi sono arrampicato là, invece... Era più semplice. Sì. Ok, ok. Ma è enorme sta struttura! Vediamo. Cioè, qua c'è tipo una cucina. Come una cucina? Sembra un cucinotto. Vediamo. Tra l'altro sembra il cucinotto di un bar. Sì? Allora, andiamo qua, poi amici andiamo a vedere la piscina. Ma guarda che roba. Che spettacolo che è qui sì, dentro. Guarda, siamo dietro il bar. Questo è il bar. Guarda. Ma guarda anche quanta roba è rimasta. Vedi, ma è pieno. L'hai chiuso. È pieno di roba qui dentro. Ci sono anche dei succhi là, ma lo no. Vedi? Alla pera. Sono rimasti per così tanto tempo. Ma possibile? Ma guardate qua, amici, addirittura questo cos'è? Zucchero, sale, non riesco a capire. Assurdo. Assaggio. No, che schifo. Come che insegna il buon Ale. Salutiamo Ale. E questo, amici, è tutto quello che è rimasto del bar abbandonato qui dietro. Assurdo trovare tutte queste cose, non lo sapevo nemmeno che c'era questo punto. Madonna. E ok, amici, adesso vediamo la piscina abbandonata. I ragazzi già hanno esultato. Ma raga, ma è enorme. No, raga. Mamma mia, ragazzi, avete visto enorme. Che roba? Sì, non possiamo adesso andare lì solo perché ci sono delle case, potremmo quindi ce lo lasciamo giù, per ultimo. Da sotto. Sì, dopo con calma. Se no ce lo sì, perché, sì, perché più che altro è il tanto punto più vicino alle con case. Con la camera non è che vedi niente, eh? Assolutamente. Da qua. Però ragazzi è sì, è olimpionico, è veramente cioè, gigante. Lunga. Ma quanto è profonda tra l'altro la si vede da qua?
Ma è enorme. Amici, tutto questo punto ce lo vedremo proprio dopo sul finire dell'esplorazione, perché lì più avanti ci sono due case, quindi non vorremmo agitare nessuno. Però non vogliamo nemmeno perderci quella che probabilmente era la vecchia sala da ballo di questo posto. Pazzesco, eh? Sì, è veramente pazzesco. Qua a Mette c'è tipo un passaggio. Ok, saliamo, amici. Che serpentina, sembra di salire su un sentiero di montagna. Ma che è? Sono proprio delle decorazioni, amici, nascoste così tra la vegetazione, bellissime. Qua c'è la strada, correte. Veramente assurdo. Qui siamo anche un po' a vista. Ci siamo, amici. Aspetta. No, aspetta, ma aspetta, che bello. Aspetta, fermo, fermo. Che roba. È proprio lì la macchina, raga. Ma è ferma? No, no. Andiamo. Ok. Entriamo dentro subito. Siamo proprio sulla strada. No, se riusciamo. Ok, ragazzi, questo qua è l'ingresso. Guardate che roba. Incredibile, purtroppo l'hanno già tutto completamente sfondato. E lì praticamente siamo già alla discoteca. Ma che figata. Sì. No, amici, è veramente tutto impressionante di questo posto. Cioè, ogni angolo che viene ripreso è pazzesco, non c'è niente da dire. Come anche questa bellissima facciata. Raga, fremo dalla voglia di entrare. Per andiamo, cui entriamo subito, sì. Voglio troppo vedere. Cosa c'è? Sentito qualcosa? Beh. Ma di brutto. Stai attento. Beppe, hai sentito il rumore? C'è qualcuno? Sai che c'è qualcuno? Proviamo a vedere. Magari sono altri esploratori. Occhio, occhio amici. Non so se era un animale, si è proprio sentito. Ok, raga, amici, ha visto quello che si nasconde oltre queste porte blu. Che specie. E ci siamo. Mamma mia, ragazzi, che roba. Sembra di entrare completamente in un'altra dimensione. Bellissimo. È incredibile, guardate anche qua sopra. Il soffitto è un po' messo male. Sì, sì, sì. Non siamo sotto, diciamo, un soffitto rassicurante, ma è tutto incredibilmente decai. Sì. Mi sa che Miki, per quello che ne so, ha visto il punto, diciamo, clou di questo posto. Eccolo qua. Mamma mia, amici. Da dove è caduto questo? Che roba. È caduto probabilmente da là sopra. Madonna, ma quanto era sì, grosso. Sì, sì, era una roba veramente gigantesca, amici. Che spettacolo. Questa sala è letteralmente una delle più iconiche italiane, ma vista dal vivo è veramente incredibile. Tra l'altro è veramente difficile, amici, trovare un luogo conosciuto in tutta Italia, ovviamente. Tantissimi esploratori sono già stati qui dentro. Io per mille motivi non sono mai riuscito a venirci. E è incredibile trovarlo comunque e a prescindere affascinante, nonostante tutta la distruzione provocata dai vandali che sono entrati prima di noi. Sembra letteralmente di essere in un luogo post-apocalittico. Troppo, troppo incredibile. E questa sala qua dietro, vista dal vivo, è pazzesco, insieme poi ovviamente al buon Beppe e al buon Miki che è qui dietro. Questo, amici, tra l'altro doveva essere tutto il bancone che era direttamente di fronte al palco, guardate che roba. Chissà veramente quanta gente veniva a ballarci all'epoca. Sarei veramente curioso di trovare. Che sono sti rumori? Miki. Ah, ok. Sarei veramente curioso di trovare delle clip di quando era attiva e di come la gente si godeva questo posto. Secondo me si trovano. Sì, sì, anche secondo me, assolutamente. Non so, secondo me tutti questi buchi qua appartenevano, non so, degli spillatori, magari un po' per le bibite, un po' per la birra. Non so, lì c'è anche il bar, però. È vero. La postazione del DJ. Ma così, è stranissima. Non lo so, a vederla da qua. Forse c'erano due bar, perché magari veniva così tanta gente. Un bar qua, dici? Sì, può funzionare, secondo me. Anche perché, vedi, cioè, questi qua poi sono contenitori per tenere roba dentro. Sì, in realtà c'hai ragione anche te.
E qua ragazzi, come potete vedere, è rimasto tutto il bancone del bar. Purtroppo non ci ha portato via tutto, un vero peccato. Sono rimaste pochissime cose, tipo questa cos'è? Guardaroba 2 euro, prima consumazione obbligatoria 20 euro. La madonna, ma quanto costava questo però posto? Però se l'ingresso era incluso... Sì, ci sta, è vero, ci sta. Comunque che bello, tra l'altro, l'abbiamo anche beccato nell'orario secondo me perfetto, perché c'è una luce veramente magnifica, molto soffusa, ma davvero affascinante. Qua come potete vedere è rimasta proprio pochissima roba. Questo che cos'è? Sembra un pampero, un chinotto, non lo capisco, non... Eccolo, sì, un chinotto, amici. Com'è, amici, dentro? Ti sta piacendo? Bellissimo. Cos'è che è quella conca lì che stai visitando? Questo qua penso sia il punto dove tenevano tutte le squarche. Ah, ok, ok. Scusate. Qua coperto. Sì, questo era tipo un angolino, forse qua addirittura si apriva, non lo so. No, non sembra, sembra solamente estetico come muro. Purtroppo qua, amici, come potete vedere, i vandali sono passati e hanno deciso veramente di distruggere ogni cosa. È veramente un peccato perché, cioè, a parte che non serve assolutamente a niente spaccare le robe nei luoghi abbandonati, ma li rovinano anche, e sarebbe stato veramente bello trovarlo un pelino più intatto come posto. Ma forse questo posto qua, a quanto ho letto da poco, non è andata, immaginavo. Ok, amici, non starei dentro più di questo tempo perché purtroppo a terra è pieno di vetri rotti a causa dei bicchieri che sono stati spaccati prima del nostro arrivo.